cerchiamo di entrare in realtà immediatamente nel mood giusto, perché guardate l'immagine. Adesso è paralizzata perché ho messo in pausa, ma... Wow. Come funzionano i ricordi di questo Colin? Questo bambino? Qual è questa interferenza? Ragazzi, parliamone, perché questa storia è preziosa. Io sono in blind run e non esiste niente di più prezioso che vivere una storia come questa alla cieca. Forse Undertale è più prezioso in quanto c'è un'interazione speciale, ma qui stiamo vedendo qualcosa di unico. Perché Kangao ha fatto qualcosa di unico, perlomeno nel tocco che ha avuto per utilizzare un videogioco nel farlo. L'aeroplanino di carta ci ha portato nel futuro, al suo sogno. Cioè, il suo sogno di diventare pilota è stato rappresentato da un ricordo che ha creato un flash forward. Non lo so, ma sono coinvolto. E rieccoci nella vecchiaia. Wow. Quindi al centro non c'è niente. E il copilota è uno spettro. Centrale di Atlanta, Cactus 135, livello altitudine di crociera 360. Cactus 135, centrale di Atlanta, ricevuto. Impostate l'altimetro a 3017, fate un buon volo. Altimetro a 3017, grazie mille, Cactus 135. Beh, abbiamo un bel vento in coda. Signore, adesso che siamo a velocità di crociera, ci tenevo a dirle che è un onore essere qui invece di primo ufficiale del suo ultimo volo. Potrà essere la prima volta come copilota, ma non la deluderò. Ah, tranquillo. È piuttosto poetico, anzi, con il passaggio del testimone e tutto il resto. Ti dirò, in qualità di mio copilota, ci sono solo due cose che voglio sentire da te. Due cose, signore. Esatto. Sono sì, capitano, e carrello di atterraggio abbassato. Lei è molto divertente, signore. Cosa ho appena finito di dirti? Sì, capitano. Mi piaci, Colin. Mi piaci tantissimo. Ah, sia chiaro che ti stavo prendendo in giro. Colin, sei troppo morbido. Mi è solo ritornato in mente il mio primo volo come copilota, tutto qui. Cielo, il mio capitano di allora era un pazzo scatenato. Avete visto che bello che è il modello e la sagoma, del velivolo utilizzando le ombre? Creata utilizzando la luce e le ombre? Fantastico. Ti ho detto che era tutto uno scherzo, vero? Sì, capitano. Ok. Ehi, faccio entrare mia moglie e mio figlio, li tengo per un po', se non ti dispiace. È il mio ultimo volo, dopo tutto. Non avranno altre occasioni per vedere questo panorama. Sapete, piccolo trivia, Sabaku. Sapete che io ho vissuto esattamente la stessa cosa? Solo che mio padre non sapeva che sarebbe stato il suo ultimo volo, perché l'Alitalia si è presa la tramata in culo dall'Italia stessa, dal nostro paese stupendo e meraviglioso, dal grande popolo che è quello italiano, modernamente perlomeno. E quindi io ho vissuto esattamente questa realtà. Posso empatizzare profondamente con quello che sta accadendo qui e soprattutto conosco molto bene l'ambiente. È figo. Sì, capitano. Irene, o Irene, nel caso sia stato scritto male. Potresti far entrare la mia famiglia? Grazie. Intanto, anche se mi avete detto di non assolutamente leggere la chat spesso, cosa che tengo a non fare proprio per dare concentrazione al gameplay o comunque alla narrativa, mi sono assolutamente... sta laggando di nuovo. E non ho un'altra linea da cambiare, quindi provo ad abbassare il bitrate. Questa cosa è veramente, veramente una merda. Ok, sotto i 500 kilobit. Grande. Non voglio... Non è una serata in cui posso gestire scazzi di questo tipo. Quindi per ora mi accontento di andare sub occhio d'insetto e va bene così.
Che merda. Cazzo, che merda. Allora, chat, si ricomincia. Perfetto. Non è jet lag, purtroppo. Ok. Ok, vedete, per esempio, non leggo neanche più un'animazione di chat. Ok, sta tornando? Perfetto. Perché ci tenevo a dirvi, purtroppo quando le live hanno questi problemi è normale che mi preoccupo e distraggo, ragazzi. È una merda, l'ho detto poco fa. È assolutamente normale che il pilota possa alzarsi dalla sua postazione di pilotaggio per navigare anche a bordo dell'aereo. Sì, no, lo sapevo che era una battuta il concetto della jet lag, lo so benissimo, stavo giocando con lì la mia irascibilità nel fatto che effettivamente lag. E il copilota? E c'è rimasto malissimo. Il cappello? I regolamenti di volo erano molto permissivi in quegli anni, eh? Sì, credetemi. Lo sapete cos'è che ha cambiato i regolamenti del volo, vero? Lo sapete qual è la cosa e la realtà che ha cambiato completamente il volo nel mondo, vero? Secondo me lo sapete. Cerco di far agire un po' la chat per essere sicuro che tutto stia andando. Un paio di torri. Sì. Lo avete capito tutti. Quella tragedia, esattamente. Esattamente. E lì le cose sono cambiate, ragazzi. Per sempre. I tempi cambiano. Quindi, cosa ne dite? Un ultimo giro? All'amministrazione va bene? Già approvato, data l'occasione speciale. L'hai sentito, ma? Andiamo! Grazie, Return of the Space Cowboy. Allora, ti mancherà la vista? Da bestioni come questo? Certo. Comunque, questo scrittore sa molto bene di cosa sta parlando. Sa molto bene di cosa sta parlando. Ma non ho intenzione di abbandonare il volo. Sa ancora meglio di cosa sta parlando. Oh, non ti azzardare a noleggiare quegli aeroplani minuscoli. Non mi fido. A proposito, speravo ti avrebbero dato un aereo più grande per l'ultimo volo della tua carriera. Tipo, come uno di quei mostri a due piani. I Boeing 747. Ah, ho chiesto io stesso questo in particolare. Ci ho fatto il mio primo volo con la compagnia aerea. Erano altri tempi. Tempi in cui le noccioline abbondavano. Quanto mi mancano. Sai, papà, in tutti questi anni di volo non mi hai mai raccontato cosa ti ha spinto a diventare un pilota. Mai detto, eh? Non dirlo a tua madre, ma fu per far colpo su una ragazza. Ah sì? E funzionò? Suppongo di sì. Oh, ti prego. Oh, con l'occhio che guarda verso l'alto. Che dettagli. Kangao è un pilota privato, sul serio? Forse no. Ha il brevetto. Ah, ok. Un pilota privato è un'altra cosa. È un'altra cosa, attenzione, eh. Però ha un brevetto di volo. Che è una cosa diversa dall'essere un pilota privato. Si può dire che è un pilota nel privato. Forte. Considerando il modo di fare di tuo padre, ho seri dubbi che fosse uscito con qualcun'altra prima di me.
colpito e affondato, papà. Ehi, Fia, non diffondiamo bufale proprio davanti a nostro figlio. Ti informo che era un gran bel fustacchione a quei tempi. Capitano, le ricordo che siamo registrati per la scatola nera. Oh, grazie del promemoria. Registri pure che i miei bicipiti sono fuori dal mondo. No, non lo sono. Oh, sì, invece che lo sono. Quando ho tirato la cloche durante il decollo, ho praticamente sollevato dal terreno l'intero aeroplano. Come una leva. Dico bene, Piton? E se si fosse chiamato Pequod? Questo la capiranno in troppi, non in pochi. La battuta questa è per pochi di solito non funziona. Di rado sono per pochi, ragazzi. Sì, capitano. Arriving at LZ. Ah, sì? Beh, lascia che ti racconti una storiella. Su quella volta in cui un vasetto di cetriolini... Ok, dobbiamo mantenere sterile la cabina del pilota per l'atterraggio. Tornate ai vostri posti. Avanti, fuori. Sciò. Signore, non atterreremo se non fra un altro paio d'ore. Lo so. Intanto Neil si è seduto assolutamente ai comandi. Fantastico. Cioè, con quale nonchalance, Neil? Che stronzo. Fischietta. Bellissimo questo teatrino familiare. Quindi, vieni anche tu o cosa? Nah, il panorama non mi dispiace. Mi pareva fossi acrofobico. Solo se non sono in un aeroplano. Se ti va, occupati di questo ricordo. Io ti raggiungo fra poco. Ma sei serio? È in loop. Già. Ma la vista da questo sedile è assolutamente divina. Anzi, provo compassione per te o chiunque altro non possa scorgere l'incontro tra l'orizzonte e la... Smettila di dire cavolate. Non lo farà mai. Grazie del fantastico volo, signore. Io per un attimo ho pensato che stesse depressurizzando l'aereo uccidendo tutti. È passato molto tempo tra una porta e l'altra. Di niente. Una buona giornata a lei. Questa è una cosa molto falsa. I comandanti di solito non fanno questa cosa. Potrebbero, dovrebbero, ma non lo fanno. L'atterraggio faceva schifo. Per questo motivo, perché poi si finisce in galera. Oh, sì, scusa, è stato un po' brusco. Non uno dei miei migliori atterraggi. È un bambino, non spiegarglielo. Il vento era... Esatto. No, rimpianto atterraggio mediocre. Oh! No, che cosa drammatica! Che dettaglio preziosissimo! Cavolo! Sono in loop anche loro. Siediti. No? Ok. Oh, ma che modo geniale di narrare. Veramente delizioso. Oh, un compagno violoncellista, eh? Aspetta, lascia che te lo prenda. Grazie, signore. Urrà? Oh, non proprio. La vera musicista in famiglia è mia moglie. Comunque è un bellissimo strumento. Amavo suonarlo da bambino. Quindi il ricordo, quale sarà? Il violoncello, forse. Il violoncello stesso, da bambino, no? Sarà lui. Esatto. Ok.
come va? Amico, stavo proprio per... Un conservatorio? Possibile? Come abbiamo fatto a saltare di nuovo alle memorie dell'infanzia? E questa volta il ricordo non è nemmeno quello del libro. Non è che l'attrezzatura ha qualche problema, Neil? Forse l'attrezzatura no, ma Colin sì, ed è molto particolare. Questa non è una forma di funzionamento classico della macchina. No, che non è l'attrezzatura. Insomma, non credo almeno. Beh, almeno adesso sappiamo di poter tornare indietro. Speriamo soltanto che non ci impedisca di finire il lavoro. Rilassati, ce la caveremo. Ma insomma, Rosalind ha un dubbio lecito, cioè se il tempo è irregolare, non puoi cambiare il futuro. Le tue modifiche influenzeranno ricordi passati, ma non potrai gestirle in tempo ordinato, e quindi è un casino. A maggior ragione se devono cambiare piccolezze, non cose macroscopiche. Se cambi una cosa macroscopica e torni nel futuro, sei in un altro universo. Se devi cambiare una cosa piccola per fargli fare un buon atterraggio, aiuto. Devi stare... cioè... ah! Capisco la preoccupazione di Neil. Non è rimasto proprio nient'altro, signorina Miller? No. Non devo fare battute su Kasuhira, però. Il tuo strumento è questo qui. Abituatici. Ah, quindi... amavo suonare il violoncello da bambino, un corno. Che bugiardone. Wow, che classe, Neil. Prima elementare, direi. Tralasciando le tue infantili frecciatine, Eva, cambiamo argomento. Questo posto mi fa sentire come sul set di un film indipendente francese. Minchia, che quanto sei selettivo. E perché? Cosa mai dovrebbe farti sentire così? Non saprei. Sensazione a pelle. Non è che... ecco, musica francese. Ah, vabbè. A meno che non sia una citazione, l'ambientazione di un film che non conosco e che Kangao voleva perculare. Ehi, non si spinge! Quindi gli è stato... oddio! Quanto ci è rimasto male! Mamma mia, quanto è annoiato, quanto è schifato! Gli fa cagare! Gli fa veramente cagare questo violoncello! Ma quindi gli è stato assegnato non un brutto violoncello, ma proprio come strumento quello. L'hai visto? Sta portando quella cosa o è quella cosa che porta lui? Se lo serve di spalle è come se la custodia levitasse da sola. Vi ricordate questo parco? Era proprio in un momento in cui era pieno di amici, eh? Oh, non possiamo seguirlo, eh? Il suo scazzo lo accompagnerà da solo. Questo bambino isterico che gioca come un pazzo, sembra un non morto vuoto. Wow, è imbarazzante anche solo a vedersi. Neil, tu eri sicuramente pieno così di amici da piccolo. Oh beh, considerando la legge di Gauss per il magnetismo è un bel complimento. Lasciamolo da solo. Ah, no, aspetta, lo è già. Neil. Neil, per favore. Cioè... pezzo di merda. Che poi dopo aver giocato a Bird Story è ancora più deprimente.
sensazione che non siano repliche esatte di un Rogler. Esatto, è quello che abbiamo detto in Blind Run. È come se i suoi ricordi si siano presi la libertà di mescolare un po' tutto. La macchina non è costruita con stabilizzatori dati di pubblico dominio proprio per evitare questo. Sì, ma forse sono rotti? Forse? Sei tu il tecnico specializzato. Certo, dopo ci darò un'occhiata. Eh beh. Se ne volevi un altro, potevi metterti in fila prima. Sento puzza di asset riutilizzate. Con criterio però qui. C'è un motivo. Cosa sta facendo? Si gira i pollici, sembra. Oh, l'aula. Colin? Oh, te lo chiedo di nuovo. Qual è il raggio di questo cerchio? Tu dove sei con la testa, Colin? Sei in punizione. Esci dalla classe. Ale, vedi, si girava i pollici, mi sembra logico. E l'orologio? E il ricordo? Ah... potrebbe essere il nostro biglietto di uscita. D'accordo, credo che potremo arrivarci se solo... Nah, so cosa fare. Ci penso io. Davvero, vuoi spingere la sedia? Non pensare a cose strane, Neil, per favore. La... pianta? Una bacchetta? Aspetta, non è disattivato la... Oh no, 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 Neil. Dio buono. Con la... con... oh mio Dio, con la docente è giù. Ale. Reset. È certo, poverina. Ok, numero 1. Disabilita l'interattività reattiva prima di darti la pazza gioia. Numero 2. La pronuncia dell'incantesimo è sbagliata. E invece no. O ti sei persa il volo della cattedra? Loro, di sicuro no, scemo del villaggio. Si amano follemente. Si dice lebioja. Cosa? Niente, mi aspettavo che iniziassi di nuovo a sparare idiozie. Neil, non capisci che ci tiene un sacco lei che tu lo faccia? Eva, hai idea di quanto sia faticoso sprigionare l'energia di una Kamehameha e di una Dokkan insieme? Cioè, so bene di essere un professionista, ma persino io ho bisogno di 5 minuti di pausa ogni tanto. Oddio. Beh. A questo punto... la cosa più intelligente che possiamo fare è unire gli orologi, mi sembra di sì, perché il ricordo è quello. Era una scuola pomeridiana. Siamo di nuovo nel periodo della vecchiaia? Beh... sì, però ci stiamo comunque spostando lentamente indietro. Ed eccolo qui, l'appartamento perfetto per la pensione. Eh sì, è casa, è casa. Direi proprio di sì. Ok, penso di aver capito. Ah?
Voglio dire, non stiamo saltando avanti e indietro a caso, giusto? C'è uno schema. Sì, stiamo andando verso il centro. Con tutti i nostri pazienti abbiamo iniziato da un punto più recente e siamo gradualmente tornati indietro. E in questo caso, all'inizio era così. Nei primi ricordi della sua vecchiaia, tutto era normale. Ma poi, in qualche modo, siamo stati catapultati indietro. Fino al suo primo ricordo accessibile. Quindi l'abbiamo sistemato e siamo tornati di nuovo. Esattamente. Sì, è una spirale. Ai ricordi da anziano. Da dove eravamo partiti. Poi, di nuovo ai primi, muovendoci avanti. E poi un'altra volta alla vecchiaia, muovendoci all'indietro. Questi salti non sono in ordine casuale, non formano uno schema qualunque. È lo schema di un'orbita in declino. Figo, giustamente. È come se ci stesse attraendo verso un centro gravitazionale. Tu c'è, certamente, sì. Un centro gravitazionale. Contesto inappropriato per la fisica, a parte... Quale ritieni sia la causa? Qualche evento così profondo di melodrammatica angoscia che ha traumatizzato il nostro galantuomo? Neil, un signore come sempre, ma è un cinismo assolutamente interessante da vivere da parte di questo personaggio che dopo tutto in realtà ci tiene, però è analitico, come lo saremmo noi, come lo sarei perlomeno io, nonostante l'empatia che potrei provare. Non saprei, forse è un ricordo di quel tipo, ma forse è qualcos'altro. Cioè, cos'altro potrebbe esserci qui a parte i ricordi? Come ho appena detto, non lo so. È solo che abbiamo visto un sacco di pazienti e non c'è mai stato un ricordo che tu abbia che abbia provocato qualcosa di simile. Questo è vero, è molto particolare, specialmente per loro. Lo è più per loro che per noi. Loro che hanno vissuto più volte... Ah sì, non penso... No, Giungito non credo c'entri, grazie al cielo. Non stiamo vivendo quel tipo di storia. D'accordo, suppongo che almeno questo non sia routine, allora. Vedremo. Quello sarà Asher? No, perché sarà l'agente immobiliare, altrimenti non sarebbe... Fred, infatti. Una camera da letto con un balcone e c'è anche una soffitta come magazzino. Quanto spesso vi capita di trovare un appartamento con soffitta? Senza contare la vista sul lago. Pensavo che il lago fosse dall'altra parte dell'edificio. Sì... Ma questa unità immobiliare è sul bordo. Potete vederlo se tenete uno specchio sul balcone. Gesù. Prego, prendete un Depliam. Cristo. E questa è la cucina. Se guardate bene i muri, noterete che non c'è stato neanche un incendio. Ah, buono! Ovviamente se ci fosse stato, l'intera abitazione sarebbe bruciata, essendo un appartamento e tutto il resto. Nel senso, cioè, ovviamente non succederà perché mi sembrate persone prudenti, giusto? Cioè, quello che sto cercando di dire è che la sicurezza antincendio è molto importante. Guardate, mi dispiace che è davvero una cosa nuova per me. Perfetto, perfetto. Eccezionale. Mette fiducia. I'm sold. Oh, la soffitta. Una soffitta in un appartamento. Non è incredibile? Mi sembra che il resto di questo piano sia riservato alle unità di riscaldamento e ai servizi dell'edificio. Se dovesse esplodere qualcosa, vi colpirebbe di sicuro, credo. Un campione. Bene, sto cercando di lasciarmi intimorire da questi salti mnemonici, ma lui non sta aiutando. D'altro canto, ricavare questo attico e relegarlo a magazzino anche di sospetto. Questo agente immobiliare è praticamente Kronk, cioè... Non saprebbe vendere qualcosa neanche a se stesso. Oh, questo? E il Deplian? Abbandonato subito? Esatto. Ovvio. Che bello poter vedere la casa vuota. Fa capire gli spazi.
Avete detto di essere musicisti, giusto? Beh, questa stanza è perfetta per esibirsi. C'è poco spazio per un pubblico, però, quindi probabilmente suonereste da soli. Il che è piuttosto triste, ma sto divagando. Cazzo, Fred, veramente. E poi fate attenzione alle scale. Ma mi sembra abbiate delle anche di ferro, quindi nessun problema. Fred. No, Fred, no. Come potete vedere, questo è il motivo per cui lo chiamiamo Residence Vista Lago. Voglio dire, non potete letteralmente vederlo, perché è il lago dall'altra parte, dietro, ma... Se allungate la testa oltre il balcone sulla sinistra, potreste riuscire a vederne un pezzo. Non fatelo comunque, perché potreste cadere. Ok, andiamo avanti. Ci piace. Ne prendo due. Però gliel'ha venduta, questo è vero. Ah, bellissimo. Giustamente Colin sta avendo dei pensieri, dei ricordi. Veri ricordi. Quindi, che ve ne pare? Beh, è carino e tranquillo. Mi piace. Anche a me, ma... Avrei preferito se lei avesse evitato di parlare, Fred. Già, non ci è stato d'aiuto, per niente. Se non fosse il fratello dell'amico di mio cugino, a quest'ora ce ne saremmo già andati. Anzi, scappati via. Mi dispiace, signori, non sono bravo nelle vendite. Quindi, perdonate la schiettezza, ma avete intenzione di comprarla? Perché vedete, c'è una tassa di deposito da pagare. Dopodiché potrei filarmela, ma prometto di... La smetta. Lo prendiamo. E il dépliant è diventato un aeroplanino. Non era un dépliant fino a un secondo fa? L'avrà piegato. Che problema c'è? Beh, se sto intuendo bene... Esatto. Essendo un ricordo, è piuttosto strano che sia stato generato senza che ce ne accorgessimo. A ogni modo, almeno ci fa comodo. Non vedevo altre vie d'uscita da questo posto. Beh. Questi aeroplanini. Affatto casuali. È tutta la pubblicità Telegram in realtà. Oh, eccoci qua. Sono molto curioso. Ricatapultati indietro, eh? Già. Finora la tua teoria regge. Ok, scommettiamo. Cosa? Scommettiamo sulla causa di questa anomalia, ovviamente. Le tue supposizioni contro le mie. Otto, ma ha fatto una vita. A chi indovina per primo, allora? Scommetto $10 che riguarda una ragazza. Sei diventato romantico all'improvviso. No, che con queste cose c'è sempre di mezzo una ragazza. Non tutto gira intorno a qualche ragazza, Neil. D'altra parte, penso che abbiamo visto abbastanza ricordi per affermare che è felicemente sposato e... E questa cosa? Fei. Rosalyn, che hai da dire? Sì, tu! Pericolosissimo, comunque. Ti vedo stare là fuori tutti i giorni. Che cos'è che guardi sempre? Eccoti! Quindi, hai un nome?
Ce l'hai un nome, vero? Colin. Cosa? Non ti sento! Guarda quanti dettagli. Cos'ha il tuo colon? Lanciale un aeroplanino di carta. Prepariamoci una delle cose più dolci mai viste. Ma ma no, perché domani parto per Legnano e Olgen Life, quindi devo fermarmi. Anche se vedo nei commenti che la gente è molto inquietata dal fatto che ci ho messo 2 live e mezza per fare Fei. Fico. Ne vale la pena. Ragazzi, lo so che merito coltellate digitali, ma non si può perché io devo ancora preparare parecchie cose per lo spettacolo di domani. Quindi non si può. E tra l'altro sono così frustrato dal fatto che la linea va di merda che ho paura che possa ricrollare. A quel punto farei fare una finaccia a tutti. Non voi, sto parlando dei poveri esseri virtuali di questa storia meravigliosa e dolcissima. Non davanti Fei! Ma in realtà è perfetto fermarsi qui. O meglio, non che io sappia cosa accade dopo, quindi non posso sapere se effettivamente l'equilibrio è giusto, ma a livello narrativo abbiamo appena scoperto di questa spirale di ricordi, molto 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 interessante, e tra l'altro intuibile anche prima, quindi è molto ben fatta come cosa. Non sempre qualcosa che sia intuibile vuol dire che è ben scritto, non superficializziamo un concetto così sbagliato, però qui ci sta, è molto interessante capire poi che il vero colpo di scena sarà capire qual è la causa. Fei non è nella sua vita e sicuramente non è detto che sia importante, magari potrebbe anche scomparire molto presto. O tramite modifiche dei ricordi, non lo so. Di sicuro non dobbiamo. L'obiettivo farà sì che lui si innamori di Sofia. Vedremo. Però ci sta, ci sta. Quindi mi metto a preparare gli ultimi materiali. Ragazzi, buonanotte a tutti. Io spero che per mercoledì prossimo la live sia completamente ricostruita. Vediamo cosa ha da dire l'agenzia immobiliare. Magari qualcosa. No, la mia, non Fred. Anche se. Buonanotte, ragazzi. E l'utente Dr. Watts è stato dolcissimo durante tutta la live. Si fa roleplay su Twitch di Mike. Cos'è che guardi? Non il lago, a quanto pare. Buonanotte, grazie a voi per la compagnia perché siete stati meravigliosi. Mi dispiace chiudere prima, ma recupereremo. E poi, quando sarò nello scantinato nuovo, perché il tempo che la renderò una casa, qualunque essa sia, ancora non ho visto nulla e non so nulla, ci metterà una vita, ne riparleremo. E lì fare le live sarà un'altra cosa. Vedrete un mic diverso. Sembro spensierato e sereno, ma sono sempre con una scopa in culo. Sappiate questo, immaginatevelo fortissimo. Buonanotte, grazie, siete fantastici, davvero. Percepisco una passione e un affetto che scaldano il cuore a livello proprio fisiologico. Da brivido. Buon riposo, ragazzi, scusatemi. Nox. E sta crashando, vedete? Perfetto. Bastardo.